Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Incominciamo oggi a parlare dell'importante accordo che è stato siglato proprio nella nottata tra l'Eurogruppo e Cipro. Sembra essere stato appunto trovato questo accordo finale in merito al prelievo forzoso per le banche ciprioti. Sui conti correnti è stato però alzato il limite inizialmente previsto anche per conti correnti inferiori a 100.000 euro. Viceversa, l'accordo siglato nella notte ha visto appunto un prelievo forzoso pari al 15% solamente sui depositi superiori ai 100.000 euro. Ecco, un'altra novità importante emersa proprio in questo accordo è stata anche la decisione di chiudere la principale banca, la Bank of Cyprus, e in questo caso gli obbligazionisti privilegiati ne assumeranno le perdite. Ecco, questo accordo siglato nella notte è stato molto molto importante. Abbiamo visto una reazione positiva in apertura dei mercati europei, soprattutto nello specifico sul DAX di Francoforte, e un movimento positivo anche per la moneta unica, che sta registrando un rialzo rispetto a tutte le principali valute. Tornando alla situazione, a quanto accaduto nella giornata di venerdì, per quanto riguarda Wall Street, sono tornati gli acquisti. Dopo qualche presa di beneficio registrata durante la settimana, l'ultima seduta ha visto appunto un ritorno degli acquisti su tutti e tre i principali listini, che hanno chiuso con un rialzo superiore al mezzo punto percentuale. Vediamo da questo grafico su timeframe H4 dell'S&P 500 come, dopo che il futures si era portato in prossimità di un supporto piuttosto importante, in caso di violazione si sarebbe configurato un nuovo segnale ribassista. Viceversa, da questi livelli il mercato è riuscito a tornare a salire, tornando proprio a ritestare nella nottata i massimi relativi precedenti, quindi area 1558,5 punti, salvo poi ritracciare leggermente proprio nelle ultime ore. Quindi un nuovo retest dei massimi di periodo per l'S&P 500. Ecco, da seguire oggi attentamente sicuramente come sarà l'evoluzione del mercato appunto dopo questa notizia positiva in merito all'accordo siglato tra Eurogruppo e Cipro. Potrebbe anche definirsi qualche presa di beneficio. Ecco, questo discorso da estendersi sia sui mercati europei sia appunto anche a Wall Street. Il principale livello supportivo per la giornata da monitorare si trova a 1549,2. In caso di violazione ribassista di questo supporto statico, si vedrebbero probabilmente l'inizio di una nuova fase correttiva con un possibile approdo fino in area 1516 ed eventualmente anche successivamente fino a 1511 punti. Discorso che potremmo estendere ancora una volta anche al Nasdaq 100. Dopo la debolezza registrata sulla prima parte dell'ottava, abbiamo rivisto proprio un ritorno degli acquisti nella giornata di venerdì. Ancora una volta Nasdaq si trova attualmente a contatto con questi importanti livelli resistivi che sono stati testati veramente numerose volte, e da qua ci attendiamo un probabile ritorno delle vendite. Spostiamoci adesso sui principali listini europei. Nella giornata di venerdì abbiamo registrato delle performance contrastanti tra i vari mercati europei. A chiudere in positivo, praticamente solo Piazza Affari in salita dello 0,7% e in maniera frazionale anche la borsa londinese, che ha terminato la settimana con un più 0,07%. Leggermente negative viceversa sia Madrid che Parigi e Francoforte. Possiamo vedere come, nonostante appunto questa debolezza registrata sul futures tedesco, il principale livello supportivo è riuscito a sostenere il mercato proprio nella giornata di venerdì, nonostante anche la pubblicazione dell'IFO tedesco, che è risultato peggiore rispetto al consensus di mercato. Ecco, nonostante questa notizia, il DAX ha retto il principale livello supportivo, definendo già nella seconda parte di giornata un ritorno degli acquisti. Il nostro primo obiettivo era posto a 7.980 punti, livello che vedete è stato raggiunto e anche superato grazie ad un'apertura sicuramente molto positiva per il futures tedesco, che ha aperto esattamente in area 8.012 punti.
Successivamente, durante questa prima ora di contrattazione, vedete come il DAX stia leggermente ritracciando, è sceso sotto l'area 8.000 punti e è soprattutto importante la chiusura che si sta configurando proprio in questi istanti, anche con una conferma su time frame orario sotto 8.002,7 punti. Ecco, qualora questa chiusura dovesse essere confermata proprio tra qualche istante, si potrebbe definire nel proseguo di giornata una fase correttiva con un possibile approdo fino a 7.938 punti, quindi anche attenzione perché dopo un'apertura positiva potrebbe prevalere qualche presa di beneficio. Ecco, un nuovo segnale positivo solo in caso di superamento proprio dei massimi registrati in apertura che consentirebbero al DAX di riportarsi fino in area esattamente 8.044 punti. Andiamo a vedere anche quanto è accaduto a Piazza Affari venerdì. Ecco, sicuramente abbiamo registrato sul nostro futuro principale un segnale importante proprio durante l'ora di pranzo. Vedete come l'apertura a Milano sia stata già in territorio positivo e soprattutto abbiamo avuto un superamento della resistenza molto importante a 15.750 punti. Ecco, questo superamento ha invalidato la possibile prosecuzione del movimento correttivo, definendo viceversa un allungo rialzista, allungo che ha portato Piazza Affari fino al primo obiettivo posto a 15.869 punti, livello che è stato solo frazionalmente superato in intraday e poi ha definito durante le ultime 2 ore di contrattazioni qualche presa di beneficio, facendo comunque chiudere appunto il nostro listino in rialzo di oltre mezzo punto percentuale. Apertura che vedete si è registrata proprio all'incirca 60 secondi fa, apertura in territorio positivo anche per il nostro listino FTSE MIB a 15.923 punti. Ecco, da monitorare sicuramente questi livelli, un ulteriore livello di resistenza in caso di prosecuzione del rialzo, lo poniamo a 16.034 punti. Ecco, attenzione però, perché proprio i massimi registrati in apertura corrispondono anche dei massimi relativi precedenti, quindi 15.943 punti, dai quali potrebbero definirsi qualche presa di beneficio con obiettivo primo la chiusura del gap up, appunto appena apertosi. Spostiamoci sull'obbligazionario tedesco, sul Bund che vedete staziona ancora in prossimità dei massimi di periodo, movimento piuttosto laterale con un'apertura in gap down registrata poco meno di un'ora fa, 144,15 prezzo attualmente del Bund tedesco. Ci attendiamo comunque un ritorno degli acquisti nelle prossime ore, un segnale positivo proprio sopra i massimi della scorsa ottava, 144,81, che porterebbero alla chiusura del gap down ancora aperto in seguito al rollover avvenuto qualche seduta fa e un possibile anche ritorno in area 145,35. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo anche sul mercato valutario. Partiamo innanzitutto dall'euro-dollaro, dove venerdì hanno retto i supporti principali intraday, definendo nella seconda parte di giornata un movimento positivo con il test dei primi target posti a 1,30, 1,30 e 10. Successivamente una breve fase correttiva, ma nuovi acquisti, come potete vedere, che si sono concretizzati nella nottata. Livelli che però corrispondono soprattutto proprio ai massimi registrati durante la seduta asiatica, quindi area 1,3050 degli importanti livelli resistivi, soprattutto nel breve termine, livelli dai quali vedete si stanno verificando nuove vendite sulla moneta unica, con obiettivo a nostro avviso che potrà essere raggiunto nelle prossime ore in area 1,29 e 22. Qualora poi il movimento dovesse estendersi anche ulteriormente, attenzione in caso di violazione di area 1,29, 1,28 e 95, questo sarebbe un nuovo segnale sicuramente molto negativo che definirebbe nuovi minimi di periodo. Staziona ancora sui massimi di periodo viceversa il cable in area 1,52 e 50. Ecco, attenzione perché anche in questo caso però ci troviamo a contatto con degli importanti livelli di resistenza che quantomeno nel breve termine riteniamo potranno definire, dopo 2 settimane di forte rialzo per la sterlina nei confronti del dollaro americano, una fase di storno. Quindi da questi livelli di resistenza possibile
registrare delle vendite nelle prossime sedute, a partire già dalla giornata odierna, con obiettivo che poniamo a 1,50 e 42. Movimento sicuramente molto, molto tecnico che si è definito nelle ultime giornate sul cross valutario dollaro americano contro franco svizzero. Ecco, dopo innumerevoli test di quest'area di resistenza che ha sempre respinto le velleità rialziste, questo è avvenuto anche nella giornata proprio di giovedì e venerdì scorso, facendo raggiungere successivamente al cross questa successiva importante area supportiva, raggiunta proprio in apertura di giornata nella seduta asiatica a partire da mezzanotte, livelli che dopo il test hanno visto un ritorno deciso degli acquisti. Attualmente ci troviamo a 0,9408, obiettivo per le prossime ore, obiettivo minimo a 0,9437. Andiamo a vedere i dati macroeconomici più importanti per la giornata odierna. Vedete che però sia sul fronte americano che sul fronte europeo non sono previsti dati macro in agenda, dati di rilievo. Da segnalare solamente un intervento questo pomeriggio alle 18:15 da parte del presidente della Fed, Ben Bernanke. Bene, per oggi è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.